Eccoci con un nuovo video per i pronostici e schedina consigliata da Alessio Miozzi. 29esima giornata. Partiamo subito con Spal Juventus 2 fisso. Samp Inter, mezzo giorno e mezzo domenica. Tentiamo un X2, anche se è molto, molto difficile da prevedere questo risultato, ma proviamo con una doppia chance X2. Benevento-Cagliari, gol ospite. Sicuramente Benevento dovrà provare ad ogni modo a salvarsi, anche se le speranze sono ben poche, ma un gol del Cagliari ce lo possiamo aspettare. Crotone-Roma, 2 fisso. Ormai la Roma è in gran forma, quindi può fare risultato a Crotone tranquillamente. Poi Milan-Chievo, anche il Milan. Dopo, adesso bisogna vedere l'Europa League come finisce, però comunque avrà una certa stanchezza, però dovrebbe vincere in casa col Chievo, quindi uno fisso. Torino-Fiorentina, partita anche questa importante, difficile da azzeccare, over 1,5 sicuramente, almeno 2 gol li faranno. Verona-Atalanta, questo è un altro match difficile, ci mettiamo anche qua, over 1,5 per non sbagliare. Lazio-Bologna, qua ci mettiamo uno fisso. Lazio in gran forma, quindi una vittoria può sicuramente farla. Napoli-Genoa in casa. Napoli ha bisogno di vincere dopo la sconfitta con Roma, il pareggio con l'Inter. Quindi uno fisso contro Genoa. Puntando 10 euro, la vincita è di circa 136. Niente, niente male, niente male. Quindi Spal-Juventus 2, Samp-Inter X2, Benevento-Cagliari gol ospite, Crotone-Roma 2. Milan-Chievo 1, Torino-Fiorentina over 1,5, Verona-Atalanta over 1,5, Lazio-Bologna 1, Napoli-Genoa 1. Con 10 euro, vincita 136 circa. Quindi una vincita niente male, ragazzi, provate a giocarla. Questa è la schedina e pronostico consigliato da Alessio Miozzi, che saluto. Iscrivetevi al canale, ragazzi. A breve uscirà il pronostico gameplay complessivo 2018 di Samp-Inter e in serata live secondo tempo Arsenal-Milan. Non mancate, ragazzi, iscrivetevi al canale sempre e giocatevi questa schedina che magari stavolta si vince. Ciao!